situazione coronavirus lì a Varapodio, come si vive? Siamo tutti chiusi nelle case, abbiamo fatto delle ordinanze che tutti i cittadini stanno rispettando, poi c'è l'ordinanza regionale, ci sono tutti i DPCM che nel tempo si sono succeduti e a Varapodio le regole le stiamo rispettando in maniera seria e ordinata. Abbiamo ulteriormente fatto delle ordinanze per disciplinare anche gli ingressi nei negozi, soprattutto quelli che stanno lavorando tanto, quindi mi riferisco ai generi alimentari. E poi come amministrazione ci siamo messi a disposizione dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, e facciamo il servizio a domicilio per consigliare la spesa per chi ha bisogno, anche i farmaci. E spostamenti all'interno delle abitazioni, soprattutto degli anziani, quindi ripariamo gli elettrodomestici con operai o operatori nostri, ci collaborano, ci danno una mano e quindi stiamo sostenendo e assistendo i cittadini varapodiesi sotto ogni punto di vista. Inoltre, stiamo consegnando le mascherine a tutti quanti, abbiamo già avviato il primo giro di distribuzione delle stesse e comunque continuiamo perché le sarte stanno lavorando, stanno producendo queste mascherine che comunque in giro non si trovano e siamo noi addetti alla produzione e alla distribuzione con la collaborazione appunto di tutte le sarte che stanno collaborando. Ecco, sono delle mascherine artigianali, ecco. Sono mascherine realizzate dalle sarte in modalità conforme perché abbiamo ricavato i modelli che si usano, diciamo, in questi frangenti. Per cui il materiale è quello conforme, il TNT. La lavorazione viene eseguita rispettando tutti i criteri, per cui sono mascherine che sono funzionali. Sono anche quelle consigliate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi noi abbiamo seguito più o meno le regole che ci sono anche per la produzione. Quale difficoltà? Sono funzionanti sotto ogni punto di vista. Sindaco, quale difficoltà ha avuto in questi giorni di coronavirus? Ecco, tutto è andato per il meglio. A Varapodio, sinceramente, difficoltà non ce ne sono state. Abbiamo disciplinato i rientri, diciamo, quello è stato un po' convincere le persone, intanto a far seguire tutte le procedure, ad autodenunciarsi, a rispettare i protocolli per la quarantena. Abbiamo consigliato tanti a non partire perché molti cittadini varapodiesi mi hanno contattato, volevano rientrare dal nord. Io ho sconsigliato tutti quanti a non partire, a rimanere nelle loro città di adozione perché la loro venuta sarebbe stata, diciamo, complicata e avrebbero comportato problemi ai residenti qui a Varapodio e molti mi hanno ascoltato e non sono partiti. Quelli che sono rientrati per altri motivi hanno rispettato le consegne, si sono messi in quarantena trovando delle abitazioni vuote e quindi non venendo a contatto con i propri familiari. Abbiamo vigilato che ciò fosse realmente vero e quindi chi è rientrato si è messo in In quarantena. isolamento e quindi noi stiamo vigilando per il loro bene, per il bene di tutti e tutto sta funzionando correttamente, quindi difficoltà non credo. Certo, è un momento difficile, è un momento che tutti quanti lo stiamo affrontando con un po' di sofferenza, perché stare chiusi dentro casa e rinunciare a tutte le attività di vita quotidiana non è che sia una cosa proprio semplice, Vabbè. però c'è la necessità
affrontare la situazione in questo modo, perché altrimenti andremo incontro a problemi che non ci possiamo permettere.